Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati nella terraferma punk. Allora, recuperiamo il cerciolo. Giusto 8. Ho finito di fare le plate, anzi le sheet di Wrought Iron, e quindi ho già rivestito, come potete vedere, la nostra magnifica blast furnace. Ho avanzato 10 lingotti di iron con cui magari farci gli attrezzi, però prima di farci gli attrezzi vorrei produrre qualche lingotto di pig iron, sfruttando appunto la nostra blast furnace. Per sfruttare la blast furnace bisogna mettere della limonite assieme a del flux e a del charcoal, caricandole da sopra, come si fa praticamente sempre con questo tipo di macchinari. Allora, vediamo un po', buttando il charcoal, ecco qua si riempie. Ok, come vedete ragazzi, ha preso soltanto fino a 4 pezzi. Per fare in modo che ne prenda di più, dovrei alzare di uno, la nostra blast furnace, ma non è il caso, anche perché vorrebbe dire fare di nuovo i brick e fare di nuovo anche le sheet per rivestirli. E quindi è troppo lavoro, non ne vale la pena. Adesso devo semplicemente con il nostro fire starter dare una crocca sul... Ah no, giusto, mi stavo dimenticando un pezzo fondamentale. Mi serve un tuyere. Allora, ho guardato già nelle altre ceste, se non c'è qui, ragazzi, siamo proprio fregati. Ok, sì, ce n'è uno di copper. Non è il massimo, ma è sempre meglio che niente. Quindi torniamo di sopra e mettiamo in funzione la nostra blast furnace. La nostra blast furnace, come vedete, è accesa, si era già accesa prima, anche senza tuyere evidentemente funzionava. L'unica cosa che mi pare di aver letto è che il livello del charcoal, perché l'oro si trasformi, deve essere sempre superiore appunto al livello dell'oro che c'è dentro. Quindi in questo caso, siccome il livello di charcoal è più basso, non stiamo producendo niente. Quindi vediamo di andare sopra, buttiamo dell'altro charcoal. Lasciamolo lì, lui piano piano dovrebbe recuperarlo. Scendiamo di qua. Che facciamo prima? Almeno in questo caso ne vale la pena. Ok, i due livelli sono uguali. Ora io do un paio di crocche qua al nostro bellows, così dovremmo aumentare la temperatura della nostra blast furnace. E non so quanto ci voglia perché questo iron si trasformi, si sciolga e diventi pig iron. Nel momento in cui si scioglierà, dalla blast furnace scenderà dentro il crucible e lo troveremo fuso lì. Anzi, già che ci siamo, magari fatemi recuperare dove sono le cose, eccole qua. Le mettiamo già dentro il nostro crucible, così mano a mano che arriva il materiale fuso lo riempiamo. Allora, mi sembra che infatti il livello è sceso e qui abbiamo del pig iron finalmente. Sta ancora scendendo, non lo so, io nel dubbio do ancora qualche colpo di bellows. Perfetto, e vediamo qua, abbiamo fatto un lingotto. Mettiamo un'altra mold, ma mi sa che il materiale si è esaurito, perché avevo messo giustamente solo 4 pezzi di limonite. Questo pezzo di limonite è da 25 unità e quindi ce ne vanno per forza 4 per fare un lingotto. Ok. Mettiamolo a raffreddare, adesso però qua non abbiamo più acqua perché l'avevo smontato senza chiuderlo e quindi ce la siamo persa. Dovrò aspettare che piova se voglio raffreddarlo in questo modo. Facciamo che lo mollo dentro la cesta semplicemente. E a questo punto, ragazzi, però dovrò andarmi a fare del charcoal perché qua mi sembra che l'abbiamo finito. Infatti qui non ce n'è più, qui non ce n'è, figurarsi, vediamo nelle ceste. Nelle ceste non ne abbiamo, abbiamo solo il coal e il coal purtroppo non va bene. Quindi niente, vado a farmi un po' di charcoal, ci vediamo più tardi ragazzi. Eccoci di nuovo qua, ripetiamo la cosa, quindi buttiamo il flux, buttiamo la limonite e buttiamo un bel po' di charcoal, più di quanto non ne abbia messo prima, in modo che così quello che gli serve in più se lo prende direttamente. Purtroppo è un procedimento piuttosto lungo, io adesso è già qualche minuto che sto attaccando furiosamente il bellow per far arrivare aria, però vedo che l'oro non si è ancora sciolto. Il livello di charcoal è pari a quello dell'oro, quindi dovrebbe funzionare tutto senza grossi problemi, però appunto ancora non vedo risultati. Oh sì, infatti, finalmente il nostro pig iron sta scendendo.
Diamo ancora qualche smanacciata con il bellow, così manteniamo la temperatura alta. Ok, dovrebbe essere sceso tutto, quindi abbiamo un altro lingotto di pig iron. Qui mi sono portato un secchiello d'acqua, così acceleriamo il raffreddamento. Perfetto, e quindi eccolo qua. Ok, e abbiamo il nostro terzo lingotto. Ora molliamo la mold, riscattiamo la ricompensa, se mi ricordo bene, sì, esatto. E oddio, come immaginavo, ci ha sbloccato. Qui conviene che prendo una di queste reward bag, non so quale, ne prendo una a caso. E mio Dio, ragazzi, ci ha sbloccato un sacco di nuove quest, perché adesso vuole la Anvil di Steel. E oltre alla Anvil di Steel, immagino che voglia le double sheet, le armi, ah no, solo la spada, ok, e anche l'armatura. Accidenti. Wow. Sarà una lunga, lunga giornata. No, ma non credo che farò niente di tutto ciò quest'oggi. Quello che vorrei fare oggi piuttosto è andare un pochino all'esplorazione, arrischiarmi un pochino a scendere al livello sottostante delle torri, perché nei labirinti, nelle chest, quelle... Ah, qua abbiamo ottenuto anche del sangue, dei muscoli, eccetera. Nei labirinti, quelli dove si trovano appunto le ceste con i pezzi di armatura, possiamo, se scendiamo di qualche livello, credo di un livello dovrebbe essere sufficiente, possiamo trovare gli attrezzi e i pezzi di armatura di Wrought Iron. E dato che io ho tutte le quest che me li chiedono, se riuscissi a procurarmeli in quel modo lì senza doverli craftare sarebbe meglio. È rischioso, perché probabilmente morirò molto male, però voglio provarci. Intanto qui ho visto che sono cresciuti gli alberi e quindi con questo legno di larch dovremmo completare anche l'altra quest che ce li chiedeva. Quindi vediamo già di riscattare anche questa ricompensa che ci dà una reward bag, questi... Ma prendiamo il date palm, prendiamo anche questo sapling. Bene ragazzi, prima di andare all'esplorazione, visto che l'ultima reward bag mi ha droppato una cotoletta di maiale, ho deciso di cuocerla un pochino così ce la portiamo dietro. Ho svuotato un po' l'inventario e in più sono curioso di vedere cosa troviamo in quest'altra reward bag, che è tra l'altro una reward bag soltanto good, quindi niente di che. E infatti non ci abbiamo trovato assolutamente niente di che. Allora ragazzi, mi sono teleportato, come vi avevo detto, dentro una delle torri e quindi adesso proviamo ad andare un pochino all'esplorazione. Innanzitutto, questa è una torre di quelle con i pezzi d'armatura? Boh, chi lo sa? Avevo segnato questo waypoint, ma non sono sicuro che fosse un waypoint valido per trovare qualcosa. Cazzo, no, abbiamo scelto il momento sbagliato per venire qui. C'era già uno di quei lucertoloni terrificanti, quindi mi sa che mi conviene andare da un'altra parte. Qua dovremmo essere in un'altra struttura, speriamo che qua siamo un pochino più fortunati. Che facciamo, scendiamo? Scendiamo, del resto siamo venuti qui apposta. Devo ammettere che c'ho veramente un sacco di paura. Ecco, qua già vedo un mob che non conosco. Oltre a queste grate di metallo, non so che cosa sia quell'affare là. Sembra un pipistrello. Però non un pipistrello di Minecraft, ahimè. E non ho altre possibilità. Qua no, la scala finisce, quindi non si scende oltre questo punto. Le altre vie sono bloccate, quindi o vado di qua o vado di qua. Dove sono finite le mie torce? Le ho mollate a casa? Ma davvero? Allora ragazzi, mi sono teleportato alla torre ricca, quella che avevo già esplorato in precedenza per recuperare dei pezzi di armatura di bronzo o di rame, non mi ricordo più. Quindi, visto che c'era la scala per scendere, ho fatto che scendere direttamente da questa parte. Aia! Oh vabbè, uno di quei libri lì, aia, però fa male. Mi ha dato fuoco, caspita. Dove sei che t'ammazzo, maledetto? Ah, ma non è da solo, mi sa che c'è più di uno. Sì, infatti, è più di uno, ragazzi. Con tutte ste fiamme però non riesco a vederli. Sono morto, non ci credo. No, un creeper! Puttana miseria, muori! Muori, creeper! Ah.
Ok, l'accoglienza non è stata delle migliori. Tra l'altro sentivo scattare come se ci fosse una trappola, un qualche tipo di meccanismo. Sentite che c'è come delle porte che si aprono. Ok, decisamente c'è troppa gente per i miei gusti. Sapete che vi dico, ragazzi, che io me ne torno a casa. Ok, ragazzi, forse il voler andare all'esplorazione non è stata la migliore delle idee, perché c'è troppa brutta gente in quei posti. Ok, ragazzi, quindi appurato che andare in esplorazione nei livelli inferiori del dungeon per il momento è troppo pauroso, sinceramente non sono pronto a quanto pare per affrontare quei livelli, ho deciso di fare qualche altra piccola quest, visto che ci sono queste qui dello sharpshooter, quindi dei pistoleri e degli arcieri, vorrei vedere se riusciamo a farci almeno queste due. Per fare il barrel mi pare che volesse... Vediamo un attimino, allora il bolt action l'ho già visto e vuole 5 lingotti oppure una double sheet. Però vediamo un attimo il barrel quanto è costoso. Eccolo qua. Vuole o un 2-year che si fa con una double sheet, quindi 4 lingotti, più una sheet, quindi 6 lingotti, o in alternativa si fa con le plate. Ogni plate sono di nuovo 2 lingotti, quindi sempre 6 lingotti sono. Ammazza quanto sei costoso. Va bene, visto che comunque la voglio fare e tanto il nostro giacimento di limonite è tutt'altro che esaurito, facciamo che metterla in crafting e diamo anche un po' di energia al nostro rolling machine. Voilà, ecco fatte le tre sheet, quindi facendo in questo modo qui dovremmo ottenere, eccolo qua, l'iron barrel. Dai, è stata molto facile tutto sommato. Claimiamo la ricompensa, ci dà un altro lingotto di pig iron, tra l'altro. Ah, l'avessi vista prima avrei potuto fare molto più in fretta anche quell'altra quest. E ci ha sbloccato questo blaze barrel, che suppongo voglia le cose del blaze. Infatti vuole delle blaze rod e della blaze powder. Ok. Non sono sicuro, ma forse qualche blaze rod e blaze powder ce l'avevo. Fatemi controllare nelle chest. Ok, sì ragazzi, ho 4 blaze rod, 4 blaze rod, quindi sì, forse ce la facciamo. Queste si scompongono, sì, come in vanilla, perfetto. E quindi abbiamo tutto, non ci posso credere. Perché basta mettere il nostro barrel che abbiamo appena craftato, le blaze rod, cioè le blaze powder e le blaze rod. Meraviglioso. Così abbiamo fatto anche questa blaze barrel, che ci dà una reward bag e ci fa scegliere... cosa posso prendere? Vabbè, visto che le abbiamo esaurite per questo crafting, io prenderei la blaze rod, giusto per averla. Vediamo cosa c'è nella reward bag. Ma che schifo. Vabbè, roba da mangiare, non ci sputiamo sopra. E vediamo un attimino invece come si fa questo bolt action, che l'ho visto prima e mi pare che volesse, se ricordo bene, una double sheet. Ok. Per fare la double sheet noi possiamo fare con questo classico metodo qua. C'era un altro modo per farlo. Oh sì, c'era un altro modo, però è molto più dispendioso perché vuole ben 5 lingotti e una pepita. Invece in questo modo qua è vero che finisco i lingotti che ho a disposizione al momento, però ragazzi riusciamo a risparmiare almeno un lingotto. Ok ragazzi, ci siamo, dobbiamo semplicemente fondere le nostre due sheet, weld. Ok, vediamo di lavorarla facendoci questo affare qua che vuole. Allora, per ultimo, allora andiamo intanto laggiù vicino, vuole uno di questi e poi questo. Oh madonna quanto siamo tornati indietro. Ah no, l'ultimo deve essere un band. Ok, quindi questo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non ci posso credere. Fantastico, quindi abbiamo ottenuto anche il nostro bolt action. Mi fa prendere una di queste cosine qua. Io direi che prendo l'iron nugget, visto che alla fine è quello più prezioso come materiale. E niente, ragazzi. Purtroppo abbiamo finito il nostro ferro, quindi queste altre due quest che ci chiedevano il revolver chamber
è il breach, che non so di preciso che cosa sia, però appunto al momento non le possiamo fare. Io anzi quasi quasi vado a farmare dell'altro iron, così almeno per la prossima volta ce lo abbiamo e potremo continuare. L'esplorazione non è andata come speravo, mi dispiace, spero che comunque sia stato interessante e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ciao!